Se lo dice pure il fracassone franchise di Transformers, qui un po' meno fracassone, almeno nella prima metà, allora è vero. Dopo la sbronza degli 80, sono finalmente tornati gli anni 90. E lo diciamo, il decennio finale, che ha segnato uno dei momenti più floridi del Novecento, si presta davvero molto bene. Per l'ennesimo, è il settimo, capitolo della saga cinematografica ispirata dai giocattoli della Hasbro. Ma questo sembra un reboot. Anzi, i mitici 90 sembrano essere il suo habitat naturale. Eccessivi, nostalgici, sperimentali al punto giusto. In bilico tra l'analogico e il digitale. Un pretesto perfetto che abbraccia un pubblico polivalente. Chi ha vissuto direttamente gli anni 90 e chi invece li ha potuti provare grazie alla moda di Pull & Bear. Scherzi a parte, Transformers il risveglio, diretto da Steven Caple Jr., che si è fatto notare nel 2016 grazie all'ottimo The Land, tutt'altro genere, un summer movie dai riverberi coming of age, impiega al meglio il materiale di contorno, pur restando fedele alla sua vocazione, intrattenere. Intrattenere senza fronzoli, come intrattenevano, guarda caso, i blockbuster che hanno lastricato il cinema hollywoodiano di fine millennio, anticipando di una trentina d'anni il concetto di esperienza da grande schermo. In questo caso il prequel di Transformers 2007, nonché il sequel di Bumblebee, rispetta la sua mission pop e popolare, con tanto di timing prestabilito, compresa la noiosa battaglia finale. Cercando intanto di drenare i preconcetti legati al franchise portato in sala per la prima volta da Michael Bay. Ciò nonostante, i tempi stanno cambiando, dunque non c'è più spazio per le incertezze. Bisogna correre e raggiungere l'obiettivo. Come? Anche ricominciando da zero, puntando forte sul concetto di prequel, che potrebbe cambiare l'ordine degli addendi. Il buon successo di Bumblebee ha indicato la strada, e Transformers il risveglio prosegue quella linea di pensiero. Lo spettacolo è sacrosanto, ma lo spettacolo deve essere supportato da un barlume di emotività, perlomeno apparente, rilassando inaspettatamente il tono e l'umore. Transformers il risveglio prosegue la storia ricominciata con il commovente Bumblebee. A scrivere un nutrito gruppo di autori: Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Huber e John Huber. Così tanti che, forse per questo, il film prende poco a poco diverse strade, pur partendo da un anno fondamentale, il 1994. Siamo a Brooklyn e sullo sfondo dello skyline spiccano ancora le Twin Towers. Dall'altra parte dell'East River si incrociano le strade di Noah, Anthony Ramos ed Elena, Dominique Fishback, stagista sfruttata del museo di Ellis Island e aspirante archeologa. I due si incontrano quando Elena, per caso, si imbatte in uno strano manufatto con dei simboli che rimandano ai Maximal, per farla breve, robot mascherati da animali. L'oggetto è parte di una chiave che permette di viaggiare in un condotto spazio-temporale che, condizionale è d'obbligo, potrebbe aiutare Optimus Prime e gli Autobot a tornare su Cybertron. Tuttavia, la chiave attira l'attenzione dei cattivi Terrorcorn, capitanati dal malvagio Scourge. La minaccia incombe e la corsa entra nel vivo. Aiutati dagli animaleschi Maximal, Noah, Elena e gli Autobot, tra cui il simpatico Mirage, volano in Perù, dove è nascosta la parte mancante della chiave. Il film di Steven Caple Jr. si costruisce attorno ad una trama delle più classiche, visto il contesto e visto il genere. Un plot funzionale e rassicurante, senza però rinunciare alla vitalità delle emozioni scollegate dall'architettura esplosiva nella sua standardizzazione. I robot acquisiscono una certa profondità e le sembianze animali aiutano, facendoci credere a ciò che lo spettacolo mette in scena. Lo spigoloso Optimus Prime vorrebbe solo tornare a casa, e questo di per sé significherebbe già molto in termini narrativi, sentendosi in colpa per aver costretto gli altri Autobot ad una sorta di esilio. L'incredibilità, ovviamente, è l'ingrediente principale, ma ancora, seguendo l'esempio di Bumblebee, ogni contorno viene smussato e aggiustato in un formato cinematografico che suggerisce un trasporto in parte ritrovato e forse rinnovato.
Per farla breve, umani e macchine per la prima volta sono scritti per essere parte dello stesso universo cinematografico, come dimostrano gli ultimi 5 minuti del film, che non vi riveliamo. Insomma, Stephen Caple Jr., pur confinato nelle regole che opprimono il concetto di franchise, riesce a dare un senso alla stessa spettacolarità senza usare poi troppo. Gioca con i personaggi, ma scorda di approfondire maggiormente Elena e gioca con le location, da Brooklyn a Machu Picchu. Come se fosse Indiana Jones, con tanto di citazione, tiene il comando del montaggio, durante le scene action soprattutto, mantiene viva per quanto possibile la storyline. Lo ripetiamo, è un prequel che suggerisce un totale rifacimento della saga. E soprattutto punta tutto sulla soundtrack, efficiente e coinvolgente nelle note hip hop. Da Mama Said Knock You Out di LL Cool J a Hypnotize di Notorious B.I.G. per finire con Wu-Tang. Niente di esagerato, sia chiaro. L'intuizione di Transformers, il risveglio però, potrebbe bastare per risollevare lo show. Del resto, c'è sempre bisogno di un bel popcorn movie che fa vibrare la poltrona, da godersi senza pensare alle storture di un mondo reale che avrebbe tanto bisogno di un ragazzone come Optimus Prime. Oppure no, troppo serio. Molto meglio Mirage.